Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo'? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Il Napoli fa 2-2, batte la Fiorentina con grande difficoltà, con sofferenza. Ne parliamo con un graditissimo ospite che ritroviamo proprio su Napoli Magazine, il barone Franco Causio. Ben ritrovato, Causio. Buonasera. Allora, Causio, questo Napoli si candida come l'anti-Juve oppure è troppo presto per dirlo, siamo a inizio stagione? No, è ancora due partite, difficile ancora dire chi è l'anti-Juve oppure se la Juve è ancora favorita. Sicuramente sono due squadre che dicono, diranno sicuramente la loro, quindi dall'inizio fino alla fine, sia Juve che Napoli, poi sono due squadre che hanno cambiato anche poco, quindi credo che riusciranno fino alla fine a dire la loro. Al di là dei cambi che sono stati fatti via Lavezzi e Gargano, comunque l'impressione positiva che ha avuto anche Walter Mazzari è che questa squadra forse sembra più quadrata anche proprio nella zona nevralgica del campo. Si è affermato Insigne, il giovane che è stato anche convocato in nazionale da Cesare Prandelli. Questo Napoli, Causio, secondo lei è ben strutturato oppure c'è qualche lacuna che potrebbe creare qualche problema durante l'anno? Gioco già abbastanza collaudato quello dell'anno scorso, ha cambiato un attimino spostando Anzi un po' più indietro, quindi è passato un 3-5-2-1-1, chiamiamolo come vogliamo, però credo che anche ieri Anzi a un certo punto si è messo a fare trequartista dietro le due punte, allargando Cavani e Insigne, quindi con l'inserimento del centrocampista. Credo che Anzi è molto bravo in questi inserimenti senza palla e anche ieri ha lasciato il segno come l'aveva fatto già a Palermo. Ecco, credo forse che Napoli è strutturato molto bene. No, è vero che Mazzarri abbia fatto appunto del Napoli una squadra quadrata, una squadra con quantità e anche qualità. No, dicevo, forse anche l'aver ritrovato il mare Kamsic stile Reia, perché lei segue il Napoli anche dai tempi di Eddie Reia, quindi si ricorda, no? Si inseriva tra le linee, poteva risultare, anzi risultava spesso anche decisivo in zona gol. Però oltre a questo aspetto, anche il segnale che il Napoli ha dato con il rinnovo del contratto ad Edinson Cavani, ecco, sono aspetti importanti che fanno capire che la squadra, insomma, c'è e che si lavora per il futuro, no? Con delle idee ben precise. Beh, sicuramente le idee ha sempre avute ben precise, quindi la società, l'allenatore. Sicuramente il messaggio dato da De Laurentiis rinnovando il contratto a Cavani fino al 2017 è una cosa molto importante, quindi è una clausola messa anche perché è una cosa che doveva fare, perché sennò Cavani poteva benissimo andare anche via, quindi chiedere di andare via. Poi, certo. Quindi sicuramente credo che sia un passo importantissimo. Di sicuro adesso l'urgenza principale è quella di sistemare il terreno di gioco, effettivamente. È vero, c'è stato questo virus che ha dissestato l'erba del San Paolo, però ecco, non è un bel vedere, anche per salvaguardare proprio i calciatori, no, Causio? Beh, sicuramente io ero a Catania, ieri a fare Catania Genova e c'era un campo che era un biliardo, quindi sinceramente ho visto, poi vedendo le immagini del San Paolo, veramente della trividire, non si può far giocare una squadra di Serie A in un campo del genere, quindi assolutamente, credo però sentendo l'intervista di Laurentiis, sì. Credo che abbia detto che un giorno, 20 giorni, un mese il campo ritornerà come era prima. Anche perché poi arrivano Parma, c'è l'esordio in Europa League. A prescindere dal Parma, presentarsi in campo europeo con un campo del genere si farebbe una figuraccia, quindi non credo che Napoli meriti una roba del genere. Causio, per chiudere, le chiedo proprio la sua impressione, lo so che noi non facciamo i maghi, però è un esperto di calcio, per quanto riguarda proprio la corsa Scudetto e il discorso Europa League, il Napoli ha già detto che sull'Europa League andranno in campo le seconde linee, però ecco,
penserà principalmente al campionato. Questo Napoli può ben fare sia in Europa che in campionato, e l'anno buono per lo scudetto. A Napoli ci chiediamo questo. Io credo che pensare allo scudetto è una cosa normale, perché il Napoli in questo momento è sicuramente l'antagonista principale alla Juventus. È giusto che ci pensino, però io non sottovaluterei neanche l'Euroleague, perché se si arriva a questa competizione e poi si viene eliminati a girone, sai, io credo che bisogna andare avanti il più possibile, anche perché il fatto della classifica delle squadre italiane ed è che in UEFA, sai, alla lunga ci penalizza poi, quindi dobbiamo anche cercare di fare meglio possibile. Sicuramente è giusto fare il turnover, dare riposo a un paio di giocatori, quindi, ma non fare un turnover radicale, cambiare 9 giocatori o 10 giocatori. Sicuramente ci vuole una base e poi farti ruotare 4-5 giocatori alla volta. È peccato anche per quella leggerezza di Michael Zuel, che forse si poteva risparmiare, no, in Champions. Ma non credo che sia stato il rigore aver fatto uscire l'Udinese dal girone di Champions. Credo che i 120 minuti siano stati questi, quindi penso che gli errori siano stati fatti prima. Il rigore si può sbagliare, quindi ragazzo, io prendo sempre la parte del giocatore, perché i rigori non li sbaglia chi non li tira, quindi io credo che l'Udinese doveva passare il turno dei 120 minuti, perché ha avuto l'opportunità di farlo su 1-0, ha avuto l'opportunità due volte con Armero di andare su 2-0 e ha sbagliato, e quindi credo che mia colpa l'Udinese deve farlo nei 120 minuti e non su rigore sbagliato. Sicuramente apprezzabile anche quello che ha detto Guidolin, secondo me anche forse troppo cattivo con se stesso, no? In che senso? Perché comunque ha detto forse non sono buono io ad allenare in Champions. Ma non è quello, io credo che loro sull'1-1 di Braga forse siano un po' illusi, hanno un po' anche un po' inconsciamente sottovalutato anche la partita, quindi però bisogna dire che quando una squadra come l'Udinese perde, due anni fa ha perso Zapata, Sanchez e Hiller, quest'anno Handanovic, Asamoah e Isla, credo che la qualità venga anche un po' a mancare, quindi il Braga si è dimostrato in due partite di essere leggermente più all'altezza, e sicuramente anche quello ha fatto sì che l'Udinese non abbia passato, e anzi non ha fatto sì che è arrivata agli gironi di Champions. E allora grazie mille per essere stato con noi a Franco Causio, grazie Causio. Arrivederci. Antonio Petrazzuolo, napolimagazine.com. Madonna! Le donne. Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano gomme, più sicuri si va, Tufano è grande. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.